ipotesi. Visto che, e adesso passiamo a... alla Genos. Perché lui non riesce più a dire no. Gaeton Genos. Guarda, vi giuro, ve lo faccio vedere. È l'una e 40 di notte. Genos vuol dire per me soldi. Ah, ok, perché io da 7 passo a 10 a piedi pari. No, no, allora in questo caso intervengo io, perché non è che può comprare. Quindi stiamo 7 a 1, vediamo quanto recupera. Ok, questo forse te lo compri tu, perché essendo un grandissimo appassionato di Shite, a Modena troveremo un'espansione. Shite Encounters è un nuovo mazzo di carte incontro. Ok, 32 carte incontro. Importante. Ma non le ha pensate il creatore del gioco? Ma hanno buttato lì un sondaggio. No. È stato chiesto alle persone cosa avrebbero voluto introdurre e c'è stato uno sfogo proprio di creatività. E quindi che cosa è successo? È stato creato questo nuovo mazzo. Qui dice anche che questo mazzo può essere utilizzato anche da solo, cioè non è che va integrato con l'altro. Carino. Credo che sia una bella cosa. Hanno dato voce al popolo e il popolo ha risposto presente. Ora scendiamo, che sto scendendo, scendo sul foglio, e passa un gioco che io sto vedendo su 200.000 siti da tutti i profili Instagram. E profili Instagram che non è il nostro. Un gioco basato su uccelli. Wingspan. Allora, una marea di ovetti. I dadi. Le torri con i dadi che fanno i mangiatoi. Una marea di roba. È interessante. Lo scopo qual è? È quello di cercare di accumulare più punti tramite le carte uccello, le carte bonus, realizzando degli obiettivi, esatto, ad ogni round, esatto, e accumulando le uova, cibo, il cibo e gli stormi degli uccelli. È tutto un accumulo. E quindi tu vai a due acquisti? Tre. Comunque, questo quasi sicuramente, ma perché è proprio bello, secondo me esteticamente a me piace tantissimo. Devo dire che apprezzo anch'io effettivamente lo stile grafico e la componentistica. Tutti quanti i vari componenti. Altri due titoli che vi portiamo, diciamo che diciamo tre titoli, perché già ne abbiamo già parlato. Come abbiamo fatto con le altre. Abbiamo parlato negli scorsi video. Porteranno a Modena e io quindi colgo l'occasione di prenderlo e portarlo a casa. Perché fondamentalmente non ho avuto ancora modo di prenderlo e prenderemo a Modena. Uno è Riders of the North Sea. E questo che l'ho preso io, quindi 8 a 4, importante. Lo avevamo detto che l'avremmo preso. Sì. Poi Azul, le vetrate di Sintra, che già abbiamo preso, giocato più di una volta, molto bello. Che mi raccomando, non è sinistra, ma è Sintra, perché noi facciamo un po' di fatica a volte a leggere. Perché l'italiano non è una lingua facile. E poi, vabbè, l'espansione di pozioni esplosive, che ti dà quel bellissimo abaco di plastica. Esatto, e poi l'espansione per il sesto studente. E qui praticamente c'è il mio nono acquisto, probabilmente. Perché? Perché potete andare a vedere la puntata di Welcome to the Hell, dove io ho uno dei primi abaco fatti malissimo. Quelli un po' sfortunati si sono capitati. Finito con la Genos. Proseguiamo alla Play a Game. Bene. Che ci porta due titoli e un'anteprima, ma ve la citiamo lo stesso perché sarà in uscita a maggio. La prima è, molti conoscete, anche questa abbiamo vista su molti social, Cryptid. Sì. Cryptid è un gioco da 3-5 giocatori di 30 minuti, dove dei criptozoologi, dovrebbe essere grande, fanno a gara per riuscire a scoprire prima degli altri il mostro, il probabilmente l'ho chiamato il... Tutti hanno degli indizi diversi, esatto, per la posizione, per scoprire la posizione reale, ma giustamente nessuno collabora, esatto, perché vince chi ci arriva per primo. Esatto. Il secondo gioco è Hokkaido, gioco molto simile al suo predecessore Honshu, che noi in casa Rolling abbiamo. Il gioco prenderà, diciamo, il base di questo predecessore e lo hanno migliorato aggiungendoci il draft e la terraformazione e il cambiamento di alcune regole di piazzamento. E chiudo con la citazione del gioco Small Island, un gioco che, come ho detto, sarà presente al Modena ma uscirà solo a maggio. E iniziamo con la carrellata finale delle restanti. Ci siamo, stiamo finendo. Stiamo finendo. La carrellata finale dei restanti case editrici che ci hanno comunicato uscite e presenze a Modena. Giochi Uniti inizia subito con Kingsburg, però The Dice Game.
il roll and write dell'omonimo gioco famosissimo Kingsburg. Dovrebbe rifare e portare a Modena una riedizione di Fantascatti Express. E infine, con grande goduria, e io vado a 9 acquisti, Dominion Secoli Bui. Cioè anche qui c'è scritto, è un'espansione attesa da veramente molto tempo. Giochi Uniti finisce e apre le porte a L'Olifante. L'Olifante ci porta 3 nomi. Uno importante che è Abracadabra. Una sfida di destrezza dove lo scopo del gioco è riuscire a eliminarsi dei propri pezzi e rubare agli altri 2 pezzi ognuno. Interessantissimo, però qui non so se è un'anteprima o infatti ve la metto come notizia in più. Slide Quest. Gioco stile labirinto con la pallina, ma in questo frangente la pallina è un cavaliere che dovrà affrontare determinati enigmi, diciamo, labirinto, non so come descriverlo, qui ce lo descrive. Peripezie. Così, peripezie, esatto. Ci sono diversi livelli di difficoltà e il gioco sembra carino, guardando anche le immagini e dalla copertina sembra fantastico, direi. Infine ci sarà l'opportunità di provare, anche qui una piccola citazione, Naga Raja. Un gioco, qui parla di antichi templi indiani, e a farla padrone saranno i bastoncini del fato, non ci dice niente di più. E dall'Olifante passo a PvP Geeks. Anche qui, piccola citazione, ci porta il gioco Skyter. Dovrebbe essere una demo, ma ve la citiamo perché è una demo di un gioco per 2 giocatori, stile MOBA, cioè League of Legends. Wow. E quindi un'occhiata devo assolutamente dargliela. Hai detto League of Legends? Sì, ma anche lui. Quindi, tu hai finito. Io vado a finire. Ma io sono qui a supportarti. Ma dai, ce la faremo. Andrà a fine. Ho sudato, eh. Non veniamo a Modena. Non veniamo perché c'è. Finiamo con la Six Mundi. Allora, questa casa editrice ci porterà So Long My World. Che cos'è? È un gioco da 1 a 5 giocatori dove bisognerà utilizzare delle carte per vivere le possibili emozioni durante le ultime ore di vita del pianeta. Wow! E c'è anche all'interno del gioco la possibilità di fare una campagna in solitario con delle regole differenti che modificano quindi il gioco base. Poi ci porteranno 2 giochi che non sono acquistabili come altri che abbiamo detto, ma sono in piena via di sviluppo, quindi sarà una versione dimostrativa. Esatto, anche qui piccola citazione, quindi. Esatto. Uno è Daimos Fall, Dice Tanners, e qui come domanda si dice, esatto. Così non lo so, fatemi sempre sapere nei commenti. Ok. E il secondo è Horror Heaven. Anche qui questo cooperativo Heaven è un semi cooperativo sempre post apocalittico. Questi stanno fossilizzati su questo tema. Ma perché piace? Però cioè, a me piace. Effettivamente è un tema particolare. Esatto. Poi continuiamo. Esatto. Perché passiamo alla Dracomeca Game Studio. E qui il gioco questo. Qui c'è un gioco che tutti nella vita abbiamo giocato involontariamente. Perché come si chiama questo gioco? È Dungeon Vucci. Questo gioco è reduce da una campagna di crowdfunding. Si tratta di un gioco cooperativo in tempo reale in cui si attraversa un dungeon. In questo dungeon si incontrano mostri, trappole, anche piacevoli sorprese. Però qual è l'obiettivo? Si corre, ma non si corre verso l'uscita in questo dungeon. In questo dungeon si corre verso il bagno, verso il WC. 11. Questo semplicemente solo per l'ambientazione. È fantastico, è simpatico, secondo me vale la pena andarci a dare un'occhiata. Finiamo finalmente con questa carrellata infinita, esatto, di giochi. Con la 15 Games, o 15esimo in romano, comunque XV Games. Ok. Che ci porterà Wizard's Garden, che è un gioco un po' astratto, simile ad Otello, per chi lo conoscesse. In cosa consiste questo gioco? Io l'ho visto cercando un pochino di informazioni su internet. È un sacchettino con dentro dei tassellini in modo di dama, che sono dei fiorellini fondamentalmente. Si gioca uno contro uno. Su questo sacchettino c'è disegnata una scacchiera che diventa poi la plancia di gioco.
si inseriscono questi tassellini e ogni volta che si inserisce un tassellino si ruotano i tassellini che ha inserito l'avversario. Questi tassellini sono quindi due, sì, ho capito, poi in maniera ortogonale, meglio. In maniera ortogonale si quindi si gira uno con l'altro, chi riesce a completare delle file prende e guadagna dei punti. Quando finiscono i tassellini la partita è finita. E infine un altro gioco di nome Vivaldi è sostanzialmente una rivitalizzazione della briscola C. E quindi sì, aggiunge nuove regole che dovrebbero comunque rendere comunque il gioco classico un po' più interessante e per gli esperti del settore. Io penso che sia il caso di bello, per gli esperti del settore è interessante. Ah. Ragazzi, con questo noi siamo stanchi morti e siamo felici. Io non ci vengo a morire. Però siamo felici di avervi dato questo servizio, questa carrellata, queste notizie, perché cioè, ci teniamo davvero tanto. Ci piace informarci, esatto. Sappiamo poi dove andare a colpiere quando arriviamo. E una settimana vi rimane per farvi la lista dei vostri acquisti e direi che oltre a questo vi ricordiamo che ci vediamo a Modena. Sì. Vi mettiamo a fine video il contest, così datevi un'occhiata anche al video cercate del contest. Cercate questo logo. Esatto, noi ci dilunghiamo, andatevi a vedere l'altro cercate video. Cercate questo logo qui. E chiaramente se vi fa piacere fate come ho fatto io, metteteci nei commenti cosa acquisterete di tutta questa carrellata di giochi che troveremo al Modena Play. Va bene. Detto questo, ciao, vi salutiamo e ci vediamo alla prossima. Ciao. Non ce la facciamo basta, non ce la faccio. No. Al massimo faccio quello.